Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Tableau. Oggi vedremo come creare una dashboard. Usiamo il solito Superstore Europa, questa volta possiamo aprire anche il file che abbiamo qui, che come potete vedere è quello con i metadati già salvati. Creiamo quattro visualizzazioni molto semplici. Facciamo una mappa, mettiamo le vendite nella dimensione e il profitto nel colore. Poi creiamo un grafico a barre, mettiamo tutta la gerarchia del prodotto e l'apriamo anche. Mettiamo le vendite nella dimensione e il profitto nel colore. Barre profitti. Poi creiamo un grafico a linee dei profitti, magari per ogni categoria, e calcoliamo la somma cumulativa. Magari facciamo un grafico ad area, somma cumulativa dei profitti, e poi creiamo anche un grafico per vedere se esiste una correlazione tra le vendite e il profitto in base al produttore. Magari diamo un colore per ogni categoria. Mettiamoci anche la sottocategoria e inseriamo delle trend line. Ne vogliamo però una sola, non una per colore, e non vogliamo le bande di confidenza. Eccoci. Correlazione vendite profitto. Creiamo una dashboard. Come potete vedere, la finestra principale della dashboard è un pochino differente da quella dei singoli grafici. Qui sulla sinistra non abbiamo più misure e dimensioni, ma abbiamo tutto il necessario per costruire la dashboard. Qui abbiamo l'elenco dei grafici che abbiamo fatto. Questo è il pannellino con tutti gli elementi che possono essere inseriti all'interno della dashboard. Questo, quando andremo a inserire qualcosa all'interno dell'area di lavoro, si creerà un grafico ad albero in cui avremo l'elenco di tutte le cose che abbiamo inserito e qui sotto abbiamo le opzioni della dashboard. Prima cosa da fare è scegliere la dimensione. Ci sono delle dimensioni precaricate, ad esempio se sappiamo che la visualizzazione verrà utilizzata da qualcuno con l'iPad, possiamo già selezionare la dimensione esatta per l'iPad. Se sappiamo che deve essere stampata, possiamo scegliere il formato A4. Se sarà vista su un desktop, c'è questa dimensione già prestabilita, per un notebook questo. Possiamo anche dare un range che vada, non so, da 800x600 a 1920, così. A seconda di come uno lo visualizza, si sposta, oppure automatic viene automaticamente dimensionata per tutta la dimensione del nostro schermo. Qui in basso abbiamo una casellina mostra titolo, il titolo della dashboard. Come potete vedere abbiamo un campo interattivo,
quando ci sono questi due simboli, vuol dire, ve ne sarete probabilmente già accorti anche modificando le label o il tooltip. Quindi vuol dire che se io, anziché dashboard 1, lo chiamo tutorial dashboard, lui lì cambierà automaticamente. Possiamo inserire anche altri campi interattivi, magari workbook name, in questo momento si chiama book 5. Nel momento in cui io lo salvo con un nome, quel campo si aggiornerà automaticamente. Ora vediamo cosa succede se io inserisco qualcosa all'interno della dashboard. Come vedete, nel momento in cui io vado a trascinare, a seconda di dove posiziono il mouse, mi viene sottolineata la zona in cui andrà a finire. La mettiamo qui. Tableau ha già creato qui un layout. Ha inserito un container orizzontale, quindi che affianca la mappa e la leggenda, eventuali filtri, tutto quello che abbiamo creato. Quando noi inseriamo un grafico in dashboard viene inserito con tutto quello che abbiamo creato, quindi se ci sono leggende, se ci sono filtri, se ci sono parametri, qualsiasi cosa è stata creata nel foglio di lavoro viene inserito automaticamente anche in dashboard. Se non lo vogliamo, clicchiamo qui e lo cancelliamo. Se lo rivogliamo, clicchiamo qui e rimettiamo la leggenda delle dimensioni. Dicevo che Tableau ha già creato un layout orizzontale e un container orizzontale e poi ne ha creato anche uno verticale che si trova all'interno di quell'orizzontale in cui ci sono tutte le nostre leggende, filtri e via dicendo, e un altro verticale che invece contiene il titolo e il grafico. Ora andiamo a inserire un secondo grafico, la barra dei profitti. Allora, se io volessi metterla sotto tutto quanto, vediamo che posiziono il mouse qui sotto, ho la zona sottolineata in grigio e vuol dire che lo sto andando a inserire sotto il container che già avevo. Se invece io con il mouse punto dentro un container, vediamo che c'è una riga blu che ci fa vedere esattamente dov'è il container. Quindi se io adesso lo inserisco qui, questa dashboard che si chiama barre profitti mi è stata inserita dentro a questo vertical container qui. Vedete che è lì dentro. Ora inseriamo anche la somma cumulativa. E poi la correlazione. Ora, se io volessi provare a mettere la correlazione solo sotto alla somma cumulativa dei profitti, non posso. Posso metterla qua sotto tutto, posso metterla qui, posso metterla alla sua destra, ma sotto non posso. Questo perché? Che la somma cumulativa, se noi gli chiediamo di farci vedere qual è il container in cui è contenuto? La somma cumulativa è contenuta in un container orizzontale, quindi possiamo aggiungergli solo cose a sinistra o a destra. Per metterglielo sotto dobbiamo aggiungere un container verticale. Quindi inseriamo un container verticale qua nel mezzo. Gli inseriamo dentro la somma cumulativa e sotto la correlazione. Quindi, praticamente per fare una visualizzazione a 4 abbiamo bisogno di un container orizzontale che al suo interno contenga due container verticali, uno per qui e uno per qua. Un container orizzontale
che contiene uno e due container verticali. Ora, se proviamo a ridimensionare il container, vedete che quando io arrivo a questo livello mi metto una freccettina. Questo sta a indicare che sono esattamente alla stessa altezza di questo qui. Il titolo si è spostato qua sotto. Non mi piace, voglio che sia al di sopra di tutto, quindi posiziono qua sopra e lo faccio andare sopra tutto quanto. Altre cose che possiamo inserire all'interno del grafico, un'immagine, magari un logo qua in alto a sinistra. Facciamo un pochino più piccolo, gli diciamo fit e centra. Facciamo un pochino più grosso. Cosa è successo? Il titolo che era centrato si è spostato tutto a sinistra. Prendiamo un blank che è un rettangolino completamente vuoto e lo facciamo più o meno delle stesse dimensioni di questo in modo da far ritornare il titolo al centro. Ora prendiamo questo container orizzontale e centriamo anche lui. Se andiamo a vedere le dimensioni di questo grafico, è già settato su Entire View, quindi adatta altezza e larghezza affinché non escano delle barre di scorrimento. Idem anche questo qui. In questo grafico, quest'operazione non è stata fatta in automatico perché è un grafico lungo che scorre giù in basso per molto. Se io gli vado a dire di adattarsi a tutta la visualizzazione, succede che non si capisce più niente, perché per farci stare tutte le voci nell'altezza che ha a disposizione le devi appiccicare tutti quanti. Quindi cosa conviene fare? Gli diciamo di adattare la larghezza e poi per l'altezza uno scorre le barre, non c'è assolutissimamente nessun problema. Altre cose che si possono inserire in dashboard, testi. Se vogliamo inserire un testo libero, ad esempio il sottotitolo della dashboard, possiamo fare un testo, abbiamo tutti gli strumenti qua per formattarlo e lo inseriamo qui. Magari facciamo, diamo più spazio al titolo e meno al sottotitolo. Abbiamo inserito anche il testo. Ultimo elemento che ci rimane qui è la web page. Inseriamolo qua sotto a tutto quanto. Possiamo inserire un link www.theinformationlab.it e ci viene creato praticamente un iframe del sito, quindi si aprirà proprio il sito per intero. Se invece vogliamo solo inserire un link, ad esempio qua, set URL, mettiamo il sito, mettiamo il link del nostro sito e quando uno clicca sul logo si aprirà il sito web. Le azioni. Volevamo creare dei filtri per rendere la dashboard interattiva, ma ci siamo dimenticati. Possiamo cliccare qui, andare sul foglio. E ad esempio impostare un filtro, dopodiché dobbiamo andare a cercare qua il grafico, selezionare filter, andiamo a mettere quello della categoria, oppure possiamo anche creare proprio un filtro da zero, proprio partendo da qui, filtro, ne vogliamo uno per il summer sales e abbiamo qua. Anzi, mettiamolo per il profitto. Profitto e abbiamo il nostro filtro. Qual è il problema? Che il filtro agisce solo ed esclusivamente
sulla dashboard in cui è stato creato. Quindi, se noi vogliamo fare in modo che il filtro agisca dappertutto, dobbiamo cliccare qua sulla freccettina e scegliere Apply tutti i grafici che utilizzano la stessa fonte dei dati. E quindi quando io adesso scelgo tutti i grafici verranno filtrati. Oppure posso scegliere anche solamente alcuni, ad esempio volessi che si muova soltanto la correlazione lineare, saranno solo questi due grafici a muoversi. Perché qua c'è scritto solo quelli che utilizzano questa fonte dei dati? Perché una limitazione dei filtri è quella che appunto possono essere utilizzati solo sulla fonte dei dati con il quale sono stati costruiti. Quindi se facciamo una dashboard che contiene, abbiamo fatto del blending che contengono più di una tabella, il filtro non funzionerà. Per ovviare a questa cosa basta usare i parametri al posto del filtro. Il parametro funziona su tutto l'intero database che noi abbiamo aperto, non solo sulla singola tabella. Esattamente allo stesso modo, il profitto funziona solo qui perché è qui che l'abbiamo creato. Gli diciamo di usarlo su tutti quanti e quando andiamo a filtrare tutti i grafici si modificano. Vedete che quando io vado a fare un filtro, la mia barrettina qua con tutte le leggende si sposta. Per evitare questo, e anche magari per rendere un pochino più ordinata la nostra dashboard, separando le leggende dai filtri, possiamo rendere floating, galleggianti, le leggende e andare a inserirle direttamente sul grafico a cui fanno riferimento. Possiamo metterla qui, vedete, lei sta praticamente al di sopra di tutto, può essere sovraimpressa qualsiasi cosa. Quella delle categorie la rendiamo galleggiante pure lei e la mettiamo qua sopra. Riguarda questi due, quello riguarda quei due e anche questo lo rendiamo e lo mettiamo qui. Ora se io vado a fare i filtri, il pannello qua non si sposta più, rimane esattamente com'è. Possono essere inserite in modalità floating anche un grafico intero. Se io clicco qui, tutto quello che muoverò adesso all'interno della dashboard sarà floating. Ad esempio, volessi mettere un'immagine, lei sarà sopra, non andrà a incastrarsi in mezzo alle altre. Ora arriviamo alle azioni vere e proprie. Vogliamo fare in modo che quando noi clicchiamo qui ci vengano mostrati i dati geografici, vengano filtrati i dati geografici anche in queste. Nella nuova versione è stato aggiunto qua un pulsantino Uses Filter, prima bisognava aprire e dire proprio usa come filtro. Quando io seleziono qui cambiano i dati anche in tutti gli altri grafici. Se noi andiamo a vedere qua in Dashboard Action, vediamo che abbiamo un'azione che è già stata generata. Si chiama Filter 1 e praticamente Tableau ha scritto in automatico per noi l'azione. Se noi l'apriamo e la andiamo a vedere, vediamo che è un'azione che parte dalla mappa dei profitti e va a ripercuotersi su barra profitti, correlazione, mappa profitti e somma cumulativa. Voglio escludere la somma cumulativa. La tolgo
E quando io adesso vado a selezionare, lei resta ferma. Se seleziono più di un cerchio, il grafico mi fa vedere tutte le cose che io ho mostrato. Se voglio impedirlo, sempre qui nel menu delle azioni, possiamo cliccare qui Run on single select only, e se anche io, il primo me lo va a filtrare nel modo giusto, se anche io vado a selezionare degli altri non succede nulla, quindi limito l'azione della persona che andrà a vedere la nostra dashboard. Anziché select mettiamo over, non ci sarà bisogno di selezionare, ma basterà passare il mouse. Basterà passare il mouse sopra un cerchio e automaticamente cambieranno i dati. Se invece selezioniamo menu, quando noi andiamo a cliccare, non verrà fatta l'azione finché noi non clicchiamo sul link. Questo qui, ad esempio, è utile quando vogliamo spostarci in un'altra dashboard o aprire un link. Qualcosa che non debba essere visto immediatamente subito dopo il click. Ora passiamo invece alla parte qua sotto. Qui possiamo decidere l'azione da fare quando viene deselezionato l'elemento. È preimpostato su Show All Values, mostra tutti i valori. Quindi se io qua clicco su France, avrò soltanto i dati che riguardano la Francia. Se deseleziono, ho i dati che riguardano tutto il mio intero database, tutti i dati che avevo inserito. Riapriamo un'altra volta. Se gli lascio Leave the filter, lascia il filtro, io seleziono su Francia e lui mi fa vedere i dati della Francia. Quando deseleziono, mi lascia ancora la Francia, non torna a farmi vedere tutti i dati globali. Se invece gli diciamo di escludere tutti i valori, quando io seleziono vedrò solo i dati che fanno parte di quella selezione, quando deseleziono sparisce. Questa azione è comoda quando vogliamo inserire in dashboard un qualcosa che compaia solo nel momento in cui viene selezionato qualcosa, quando non c'è selezionato invece deve sparire. Se vediamo qui, vediamo che questo filter 1 ha un'icona a forma di filtro. Se noi clicchiamo qua su Add Action, vediamo che possiamo inserire tre diversi tipi di azioni. Filtri, che sono come quello che abbiamo appena visto, oppure possiamo fare anche un highlight, che andrà praticamente a sottolineare un qualcosa all'interno del grafico. Un attimo che non mi ricordo più che dati ho messo. Allora, qui subcategorie, ok. Allora, proviamo a creare un'azione highlight da zero. Vogliamo che parta dal grafico barra dei profitti, quindi se io seleziono una barra, voglio che nella correlazione la sottocategoria mi venga. Sottocategoria mi venga evidenziata, quindi se io adesso faccio qua, seleziono qui, vedrò solo i dati che riguardano i bookcase. Bookcases, bookcases, bookcases. Se seleziono table, vedrò solo table e via dicendo. Ultima cosa, come andare a formattare la dashboard. Prima di tutto, siamo arrivati alla fine, cioè stiamo facendo il nostro lavoro e ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato la dimensione. Come faccio a far ritornare questo pannello attivo? Io ovunque clicco all'interno della dashboard, non succede niente. Per farlo basta andare qua in cima a selezionare dashboard.
Preferiamo farla così, cambiamo e tutto ci viene ridimensionato. Il tutto ci viene ridimensionato. Poi possiamo cliccare qua su Format Dashboard. Possiamo scegliere un colore. Andiamo a farlo grigio. Le scritte vogliamo fare rosso scuro. I sottotitoli anche. E anche qualsiasi testo. Cosa succede? Che i nostri grafici hanno tutti uno sfondo bianco, quindi dobbiamo tornare dentro ognuno e cambiare. Possiamo venire su mappa, map layer, selezioniamo normal, che no, è un po' più scuro ed è un po' meglio. Poi veniamo qui. Format, shading, e selezioniamo il grigio. Magari togliamo il grid line. Facciamo lo stesso lavoro praticamente per tutti i nostri grafici. Ecco, le linee le facciamo un pochino più scure. Ed ecco che abbiamo colorato la nostra dashboard. Il tutorial è finito, quindi ricordatevi container orizzontali, verticali che vengono inseriti uno all'interno dell'altro, tipo come una matrioska. Sarebbe sempre bene farsi una sorta di schema, se non scritto, addirittura almeno mentale, per capire come selezionare i container a priori per andare a creare la visualizzazione che vogliamo. Leggende, filtri, parametri vengono inseriti automaticamente in dashboard quando trasciniamo i fogli di lavoro. Possiamo eliminarli o reinserirli senza alcun problema. E poi le azioni. Il tutorial finisce qui. Ci vediamo al prossimo. Ciao.